gennaio 1861. In quel contesto del risorgimento italiano ci furono dei rastrellamenti, tutto il paese di Scurvola fu circondato dalle truppe piemontesi e di casa in casa, di stalla in stalla, di fienile in fienile, racconta la storia, furono presi dei prigionieri, furono arrestate 366 persone dai cosiddetti borbonici e furono portati e rinchiusi nella nostra cappella delle Vie Sante. Perché proprio lì? Perché sulla Tiburtina Valeria c'era quell'edificio che oggi è stato un po' leggermente trasformato, che era adibito ad ospitare non una clinica medica, ma un posto che forse potremmo dire più locanda, era adibito all'ospitalità degli andanti e delle persone che camminavano lungo la Tiburtina Valeria. Era la strada di allora, non si poteva percorrere altre strade se non la Tiburtina. Quindi sicuramente un luogo ampio, con delle sale per il ricovero delle persone, forse anche per il ricovero delle bestie. E lì, proprio sulla Tiburtina Valeria, in quella cappella, in quel luogo, furono rinchiuse queste 366 persone. La mattina del 23 di gennaio le truppe piemontesi, con un processo sommario, incominciarono a fucilare queste persone. Furono fucilate 89 persone prima che da Mezzano arrivasse l'ordine di fermarsi e di trasferire questi altri presidi prigionieri, 277, prima di all'Aquila. Però prima che quest'ordine arrivasse tutte queste persone furono uccise, furono fucilate. Il diavolo che vedete che sta a fianco al sacerdote nella celebrazione della messa è un discendente della persona di Nescolo Chiano, un suo bisnonno, quindi un bisnipote, è stato proprio fra quelle persone che furono fucilate. E allora questa giornata, questa messa, ci piace ricordarla come la giornata della riscoperta e della memoria. Un fatto tragico, un fatto cruento che ha segnato la nostra storia locale e nazionale e che è stata rimossa dalla nostra mente, dai nostri libri, dalla nostra cultura. Quindi facciamo bene con le associazioni, con tutte le persone qui presenti, con le autorità civili, a riscoprire questa parte della nostra storia. Ma non vuole essere soltanto una celebrazione storica della memoria, vuole anche essere una celebrazione cristiana. Infatti questa Santa Messa noi la offriamo in suffragio di quelle persone che furono fucilate. Noi non siamo giudici, non sappiamo se gli uni o gli altri di avesse ragione o di meno, non sta a noi giudicare, semplicemente raccomandiamo questi defunti alla misericordia e alla bontà del Signore. E vogliamo naturalmente far risuonare nella nostra mente, nella nostra coscienza, la luce del Vangelo, perché è l'unica luce che viene a illuminarci le nostre diatribe, nostre difficoltà umane e a darci una luce, a darci una direzione. È questo Gesù che non si vergogna, come ha detto il Vangelo, di scendere in mezzo agli altri ebrei del fiume Giordano che Giovanni Battista stava battezzando, il Vangelo di domenica scorsa, e anche lui farsi battezzare. Ma, come vedete oggi, San Giovanni aggiunge un altro particolare: Gesù viene detto e viene indicato come la salvezza del mondo. Infatti Giovanni lo chiama l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Potrebbe sembrarci un linguaggio strano, al massimo noi avremmo detto il leone o l'aquila, agnello, ma per gli ebrei è un linguaggio molto familiare, molto
sangue dell'agnello invece ha protetto le case degli ebrei, per cui neanche una casa fu toccata dalla morte. Allora dire a una persona, ecco l'agnello di Dio, è lui che toglie i peccati del mondo, per gli ebrei è un discorso logico, è immediato, è chiarissimo, è Gesù il Salvatore del mondo, è colui che ci libera dalla morte, che ci libera dall'oscurità e dall'oblio. Ecco, allora, per chiudere questo breve discorso, riconosciamo e accettiamo anche noi questo Gesù che viene in mezzo a noi per essere la luce, per essere la vita, per essere la guida della nostra vita. Noi già nel battesimo abbiamo fatto questo, però forse eravamo troppo piccoli per fare una scelta personale. È vero che nella cresima abbiamo confermato il battesimo, però qualcuno dovrebbe rispondere, ragazzini di 12, 13, 14 anni, forse così consapevoli quel sì, rinuncio, non lo sono. Adesso che siamo grandi, che siamo consapevoli delle nostre scelte, adesso, oggi, ogni giorno, con la nostra vita, dobbiamo confermare il nostro battesimo e anche noi riconoscere che non c'è nessuna salvezza del mondo all'infuori di questo Gesù che è e resta e sarà per sempre l'agnello di Dio.